I diritti civili di cui godiamo tutti noi oggi nel mondo libero occidentale sono il frutto di battaglie individuali di massa accadute appena una manciata di anni fa. Il cinema non produce solo intrattenimento. Ce ne accorgiamo quando qualcuno decide e riesce a realizzare un film come Selma, il nome di una sconosciuta cittadina degli Stati Uniti che, grazie alle parole di Martin Luther King, ha cambiato la storia, non solo quella del mondo americano. Siamo nel 1965, il pastore King è nel pieno della sua attività di predicatore della non violenza e della parità di diritti, quando, insieme ai suoi sostenitori, decide di organizzare una marcia dimostrativa dalla città di Selma a Montgomery, capitale dell'Alabama, stato del sud, pericolosamente razzista, attraversato da una violenza cieca e carica di odio nei confronti dei neri d'America. Il film, girato dalla regista afroamericana Ava DuVernay, racconta alcuni aspetti della vita privata di Martin Luther King, soffermandosi però sulle tensioni, le discussioni animate col presidente Johnson, i preparativi dietro ad una delle manifestazioni più importanti della storia moderna, un evento di solidarietà e partecipazione. Selma vive di una ricostruzione storica dettagliata, arricchita da registrazioni originali e documenti come quelli dell'FBI che monitorava l'attività del reverendo King, fatto rivivere al cinema dall'ottima performance di David Oyelowo, che però non ha ottenuto nessuna candidatura agli Oscar, contrariamente al film.